L'azienda è più riconducibile alla mia attività professionale, in effetti, in quanto storicamente nasce con la mia abilitazione professionale molti anni fa e, se la vogliamo dir tutta, a quella buona dote di passione per quello che è il restauro monumentale. Ultimamente ci siamo dovuti ancora specializzare, oltre misura direi, per quello che è accaduto nella mia regione, ovvero il terremoto in Abruzzo, che ci ha messo nella condizione di essere più bravi di quello che fino a qualche anno prima si riusciva a fare. Ultimamente poi è accaduto che ci siamo dovuti, o meglio, mi sono dovuto infrastrutturare con una serie di attrezzature che normalmente il professionista non dispone di queste attrezzature, e quindi ho messo su assieme termocamere, laser scanner di ultima generazione, endoscopi, martinetti piatti e tutta quella che è la tecnologia di supporto alla conoscenza, perché se non si ha la conoscenza muraria non può essere adattata con l'approccio del calcolo progettuale. Ovviamente il servizio di progettazione, che questo è il messaggio che insomma ho cercato, quale conferma qui in fiera, sarà quella di una progettazione supportata da prove scientifiche, quindi quello che normalmente vengono ridate a fare, quindi si perde per strada quella personalizzazione, quell'accertamento diretto che deve essere proprio del bagaglio del progettista. Il sottoscritto, essendosi attrezzato in maniera strumentale e strutturata, riesce a supportare il proprio elaborato progettuale finale, anche in ordine ai denari, perché chiaramente se si ha una maggiore conoscenza la spesa per conto dell'ente pubblico o del privato è chiaramente, diciamo, puntuale e mirata. Il nostro principale mercato di riferimento attualmente è il Sisma Abruzzo 2009, dove abbiamo molti cantieri aperti e molte progettazioni che devono essere ancora definite per ciò che attiene al finanziamento pubblico. Chiaramente si cerca di crescere a livello nazionale, e pertanto qui in Emilia, dove è accaduta similmente la stessa cosa, cioè c'è stato questo terremoto, allora abbiamo già così incontrato sia professionisti che enti pubblici per quello che è il terremoto in Emilia, oltre agli operatori internazionali, perché chiaramente con queste attrezzature particolarmente all'avanguardia tecnologiche abbiamo avuto anche dei contatti con l'estero per ciò che attiene così il rilievo e la progettazione. Conseguentemente la nostra mission aziendale è quella di allargare il vendibile dal punto di vista progettuale, ma ripeto, la differenza fra un normale studio di progettazione e uno studio come quello che rappresento, molto complesso sia per il personale che per le tecnologie, è quella così di offrirci a un mercato più ampio e, perché no, a quello estero, perché ripeto, la buona tecnologia, la buona scuola italiana unitamente alla grande ricerca internazionale fa bello il bel paese e rende apprezzabile il lavoro e la sensibilità del saper fare italiano. I punti di eccellenza, ahimè, potrebbero essere tutti o nessuno, perché il nostro laser scanner è Faro Corporation, alla quale progettazione concorre la NASA e il sistema di difesa americano, e noi lo utilizziamo per questa puntualizzazione attenta, oltre a tutte le altre attrezzature scientifiche. L'esperienza professionale nel nostro settore, proprio nella fattispecie di architetti, è fondamentale, tenuto conto che insomma, il restauro di per sé è così
intuibilmente compresso che non basta una vita per intenderla, ma voglio dire, la buona conoscenza, la buona esperienza supportata dalla conoscenza scientifica che le ultime tecnologie ci permettono, ci mettono su un piano, come dire, di tranquillità o quantomeno di adeguatezza rispetto alla domanda. Il futuro è che l'Italia riparta, ma che noi soprattutto possiamo rispondere a questa domanda di nuovo nel campo del restauro, ma anche, perché non, nel campo internazionale, perché questi servizi, nonostante le attrezzature scientifiche di cui si dispone e la capacità progettuale nello studio, potrebbero essere anche apprezzate sul piano economico. In due parole, costano meno se ce le andiamo a vendere all'estero, perché tutto sommato il saper fare italiano è altissimo e il costo rimane ancora ragionevolmente basso. Tant'è vero che sono venute delle delegazioni russe, delle delegazioni americane, delle delegazioni maghrebine, abbiamo avuto dei contatti per quello che, insomma, il restauro nel mondo conosciuto.